Ogni anno più di 2000 persone di età ed estrazione sociale differente provenienti da ogni parte d'Europa si riuniscono nella campagna francese per un'esperienza straordinaria. Per 7 giorni e 8 notti ballano insieme. Si chiama Le Grand Ball, un film diretto da Laetitia Carton, un inno senza tempo alla magia del ballo e all'armonia di anime e corpi nella diversità. Ne parla il presidente del Consiglio Comunale di Napoli, Alessandro Fucito. Un'occasione di confronto culturale e di rappresentazione di quella che è un po' l'idea che noi condividiamo nella città, ancorata nelle tradizioni, popolare ma rivolta non ad una cultura, come dire, per se stessi o per il mercato, ma ad una cultura di livello internazionale. Queste caratteristiche sembrano proprio interpretate anche da questo docufilm e sicuramente l'attività dell'associazione ci consentirà una ripresa di una vita culturale un po' più democratica, un po' più alla portata di tutti, di come stiamo vedendo negli ultimi tempi. L'associazione Neapolis Ball Folk, impegnata nella diffusione delle danze tradizionali, in particolare francesi ed europee, intese come veicolo di dialogo, confronto ed inclusione culturale, festeggia il suo primo anno di attività. Ascoltiamo Giuseppe Coviello, presidente dell'associazione. Questo tipo di danze, in particolare nei due festival, che sono quello di Gentine e Saint-Gervais, attira famiglie, attira adolescenti, attira adulti, giovani adulti, adulti un po' meno giovani, fino ad arrivare persone anche ai 80-90 anni. Questa danza è una danza per tutti, è una danza di comunità e come in tutte le comunità non si fa discriminazione di alcun tipo, né di provenienza, né di età, né di razza, né di credo. Si sta tutti insieme solo unicamente per danzare. Napoli accoglie il film in anteprima, esprime soddisfazione Fabio Pasiani di Folk & Bros. Dunque, Folk & Bros è un festival che si tiene a Milano a dicembre e come associazione abbiamo fortemente voluto questo film in Italia, perché se no si rischiava che chi balla qui non potesse vederlo. Per noi l'abbiamo visto in Francia e abbiamo assolutamente voluto portarlo, e grazie alla collaborazione con Bar Zendippo siamo riusciti ad avere un contatto con la produzione e di conseguenza anche oggi è qui a Napoli. Sono felice che quest'anteprima sia qui, perché c'è una grandissima comunità qui, veramente è il primo anno questo di loro attività e siamo felici di essere qui a festeggiarlo con loro.